Schneider sbaglia il rigore decisivo, ma ci porta anche lui ai calci di rigore, segnando un gol nei regolamentari, quello che sblocca la sfida, facendo una grande partita. E quindi io non do la colpa a Wissam, ma sarebbe, torno a ripetere, fuori luogo. Perché come basta poco? La partita l'ha giocata benissimo. Poi basta quel rigore. Perché se Wissam segna quel rigore, siamo noi ad esultare. Ancora una volta con lui, col capitano che alza la coppa. Adesso ci resta soltanto una cosa da fare. Rifiuta. Lo spettacolo continua. Corre il cambio al pallo Marturo verso la porta. Beniedè! Vado a cercare Pellegrini che se lancia e poi gira! Pellegrini! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegrini! Adesso McKenny, bene, abbiamo aggiunto un mercato. Riproviamo per la 14ª volta. Oh, chi si rivede? Come stai, grande? Scambio giocatori. Centrocampisti. Ormai ho il dito che va da solo. Fofana. Più offerta. Quanto avevamo offerto prima? A 12 abbiamo chiuso. E io rioffro 12. Bene, fantastico. Andiamo avanti. Trattiamo con il calciatore. Parliamo di soldi? Parliamo di soldi. Allora, fermi tutti. Fermi tutti, perché qui casca l'asino. Controfferta, togliamo il bonus, modifica stipendio. Allora, 43, lui vorrebbe 420, io questo glielo abbasso a 40. Proviamo così, 40 e bonus di 400, avanti. Non è la cifra che speravamo, ma anche qui, passato remoto di masticare. Weston McKenny è il... ah no. Ok, ho esultato male. Ho esultato... non avevo letto tutto, ragazzi. Fail pazzesco. Ok, no, cosa vogliono? 48 e 420. Non rischiamo, accettiamo. E quindi esultiamo lo stesso. Perché Weston McKennie è un nuovo giocatore della Monaco. McKennie si giocherà il posto con Florentino, che anche contro il Paris non ha convinto. E francamente è stato uno dei pochi a non convincere, perché il resto il Monaco ha giocato una gran bella partita. Lo abbiamo detto, Ben Yedder su tutti ha fatto molto bene. È arrivato il momento di ripartire in Ligue 1 dopo il quarto posto della passata stagione, che però non ci è servito per la Champions, ma per l'Europa League, che ovviamente giocheremo quest'anno e abbiamo l'obiettivo di far bene, come vi dicevo prima. Adesso è tempo di ripartire. Bentornati al Louis II, è la prima giornata del nuovo campionato della Ligue 1 2021-2022. Il Monaco di Federico Marconi vuole ripartire in quinta, vuole ripartire con grandi obiettivi, con quello principale di entrare in Champions League e quindi di cominciare a fare subito 3 punti, di battere il Nizza. Vediamo come scende in campo il Monaco, chiaramente le Comte tra i pali. Chiaramente il 4-2-2-2 confermato, Barreca, Ayer, Disasi e Quadrado in difesa con il doppio Mac a centrocampo, esordio per McKennie, e questo il quartetto offensivo con Martins e Onyekuru chiaramente sulle corsie, Mayoral e Ben Yedder centrali. La tocca Borja Mayoral, comincia il nuovo campionato, possesso al Monaco. Quadrado. Ricomincia da Lecomte, mamma che cosa abbiamo combinato dietro, Lecomte rimedia, poi la palla resta lì, Disasi sulla linea, che paura Lecomte con i piedi, mamma mia. Gelson colpetto, poi vuole andare via, molto bene, bravo qui a sfruttare l'errore difensivo, prende il fondo, punta la porta, occhiata in mezzo dove sta arrivando Mayoral, che non riesce però a trovare la porta. L'idea era perfetta, sia di Jenson sia di Mayoral che doveva allungarsi. È stato bravo il difensore a contenere, ma sta crescendo il Monaco. E la palla è buona per Barreca, si deve ripartire. Ben Yedder dentro subito per Wenzel Hulse. Non un buon pallone, ma è bravissimo a lavorare Wenzel Hulse, che lo scippa e riparte. Corre l'australiano, che arriva al limite ed entra in area. Wenzel Hulse si ferma e va sul destro. Zona tiro, Wenzel Hulse! Benitez! Poi ancora McKennie, McTominay giù, Ben Yedder. Vuole palla
Wenzel Halls lancia Ben Yedder verso Halls che vuole andare, non riesce a passare ma c'è Salema che sa raccogliere. Ancora Wenzel Halls, si gira, cerca di andare, passa in qualche modo, affonda Wenzel Halls in area, poi grossa per Ben Yedder. Benitez non è finita, insiste Onyekuru che lotta con Atal. Alla meglio il giocatore del Nizza, che occasione anche per il capitano. Ed esce in qualche modo ancora il Nizza, palla verticale, stavolta è scappato Schneiderlin, lo rincorre di Sasi. Attenzione a Cyprien, dentro per Dolberg, salta Lecomte e fa 1-0 per il Nizza al 79esimo. 1-0 per il Nizza al 79esimo. Trova McKenny che non riesce a difendere poi di Sasi, McTominay si gira, manca praticamente nulla. Onyekuru, dentro il pallone per Verskaren, bandierina che resta giù, corre Verskaren, entra in area, Verskaren dentro, timido il tocco. E questa forse era l'ultima palla gol, perché ci resta soltanto un corner. Salemakers verso McKenny che la prende, la mette fuori. E finisce così la partita. Finisce 1-0 per il Nizza, che io francamente non riesco a spiegarmi come sia possibile. Però il calcio è anche questo. E dunque non è iniziata nel migliore dei modi la nostra nuova avventura in Ligue 1, sconfitta seppur molto sfortunata all'esordio contro il Nizza. Queste le altre tre partite che vivremo in questo episodio e che abbiamo vissuto, lo ricordo sempre, sulla piattaforma Viola che vi lascio in descrizione, dove registro sempre in live la carriera e dove abbiamo trascorso un gran bel mercato con tutti i vostri consigli. Dando un'occhiata alla formazione e alla rosa in generale, l'unico ruolo potenzialmente scoperto è un centrale dice, perché ne abbiamo soltanto tre di numero e sono pochi: Di Sasi, Ayer e Badiashil. Mi consigliate un Koundé? Tra l'altro non siamo gli unici a cercare Koundé, perché ci aveva provato anche la Real Sociedad, ma il Siviglia ha rifiutato per il 22enne francese. Proviamoci noi, contatta per acquistare. E qui francamente stiamo pescando a scatola chiusa, perché non sappiamo il prezzo, non sappiamo nulla di lui, se non per quanto lo conosciamo nella realtà. Marconi e Lopetegui, chissà, che saranno avversari anche in Europa League quest'anno. Intanto vorrei provare uno scambio con Cesc Fabregas, perché è un giocatore del quale dobbiamo liberarci e quindi vediamo un po' se a loro interessa, chiaramente accompagnato da un'offerta che può essere intorno ai 15 milioni di partenza, e poi vediamo. Vogliamo vendere Koundé, ma non ci interessa alcuna contropartita. Pensavamo più a un'offerta di 38 milioni, voi siete pazzi. Proviamo. Avanza offerta 25 milioni. Insistono sui 38. 38 non te li do, però posso alzare a 29, anzi a 28 e 7, 10 meno di quanto mi chiedi tu. Sono fermi sul loro prezzo. Andiamo su 30. Però si parla di un giocatore che a quel punto non viene più qua senza attese, senza aspettative, viene a fare il potenziale titolare a tutti gli effetti, anche economici. Hanno bisogno di un po' di tempo. Hanno bisogno di un po' di tempo. E noi diamogli questo tempo, vediamo un po' cosa decideranno. A me personalmente fa impazzire Jules Koundé e quindi punterei lui. Mi piace proprio l'idea di affiancarlo ad Ayer. Inaccettabile l'offerta per Koundé. Però non chiudono la porta. Non chiudono la porta. Hanno accettato di scendere rispetto al prezzo iniziale, aggiungendo però la clausola per la rivendita: 36,4 anziché 37,8 o 38,7, ora non ricordo. Proviamo a scendere a 33. Accettano 33 e quindi va bene così. Adesso trattiamo con Jules Koundé, fa anche rima, la rima funziona, si sa, e quindi adesso andiamo a trattare con il centrale, che potrebbe darci una grande mano francamente. Tratta con il 22enne francese, dai così, vorrebbe quello stipendio lì che è fattibile, ma dobbiamo parlare un attimino di bonus. Avanti così. Allora, vuole unirsi, ma non a queste condizioni. E quindi alziamo... Loro alzano tutto. 57,4,90. Chiudiamo a 53,4,90, che è comunque più alta, perché prima l'avevo fatta scendere a 300, quindi bonus ingaggio te lo alziamo, ma comunque loro accettano. E quindi va bene così. È un giocatore che vale tanto e che francamente mi auguro sul campo possa confermare il suo valore, perché l'abbiamo pagato tanto, tra
soldi dati al Siviglia e soldi dati a lui, l'abbiamo pagato tanto. Però speriamo che sia un arrivo importante, un arrivo che va a chiudere, possiamo dirlo, una finestra di mercato molto impegnativa. Sono arrivati oltre a lui Tatarusanu, McKenny, Majoral, Wenzel Hall, El Shaarawy, Cuadrado, Verschkaren, insomma giocatori importanti, contando anche quelli che sono arrivati a zero precedentemente, quindi Draxler e McTominay. Il mercato è finito, è chiuso, pensiamo a far bene, perché l'obiettivo è arrivare in Champions League. Abbiamo fallito il primo appuntamento, nonostante la bella prestazione, ma è finita 1-0 per il nostro avversario. Non possiamo accontentarci quest'anno solo di belle prestazioni. E quindi davanti alle Comte, subito all'esordio, Jules Koundé in maglia 27 con Ayer, Barreca e Cuadrado. Terzetto titolare della prima di campionato, McKenny al posto di McTominay ad affiancare Florentino, poi Wenzel Hall accanto a Ben Yedder. Dal primo minuto, questa la scelta. Dunque dentro Dylan, fuori Borca, almeno per questo match, perché Dylan ci piace. Gli manca soltanto il gol, secondo me. Come Abissam, che ha segnato in Supercoppa, non in campionato, avrebbe forse regalato i 3 punti alla Monaco, ma inutile pensarci oggi. Verso Lobeiro, è un buon pallone per il 31 che la mette giù. Attenzione al talento, al quale dobbiamo fare attenzione. Giocatore molto rapido. Fombà in buca, bene per Ripar e il Nimes in vantaggio. L'inserimento di Barner e il Nimes in vantaggio. Lo va a prendere McKenny, lo chiude, ma la palla diventa comunque buona per Del Castillo. Meglio il Nimes in avvio. Del Castillo con Koundé, stavolta bene. E poi McKenny vuole far viaggiare Cuadrado in contropiede. Ha la birra in corpo per andare, per servire Ben Yedder, che ha una prateria di fronte a sé. Scappa Martinez, corre il capitano, uno contro uno. Ben Yedder! Eccolo! Il gol del 9! 1-1 al 13esimo! Non manca il capitano! Può perdonare una volta gli avversari, lo ha fatto contro il Nizza, non contro il Nimes. 1-1, meglio il Monaco adesso. Onyekuru, occhio al movimento di Wenzel Hall, servito dentro, tacco, Onyekuru! Voilà! Che gol del Monaco! Sul tandem Onyekuru, Wenzel Hall, e poi dite che è scarso Wenzel Hall. Colpo di tacco elegantissimo. Angolo di Martins, verso Ben Yedder! 3-1 Monaco! È tutto tornato alla normalità! Wissam segna, il Monaco sogna! Onyekuru, a sinistra arriva Barreca, Ben Yedder sta riandando dentro, la palla arriva per Wissam, che deve creare, sterza, crossa, Wenzel Hall, traversa! E poi non ci credo! Perché il destino è così ingiusto? Perché il destino è così ingiusto? Se lo fa così Wenzel Hall, mi sento male. Ancora Barreca che raccoglie. Più Monaco vicino al 4-1 che loro vicino al 3-2. McKenny si porta a spasso un paio di avversari. Ben Yedder, l'inserimento anche da parte di Florentino in area. Florentino per il poker! Segna anche il portoghese. Finisce qui con il gol del numero 17 a 4 dalla fine. Finisce 4-1 per un gran bel Monaco, nonostante la partenza difficile e che poteva lasciarci scorie per tutto il match. Invece abbiamo reagito, l'ha pareggiata subito Ben Yedder, che poi ha pensato, così, tanto per non essere banale, di farne un altro. E poi hanno segnato anche altri giocatori, il gol di Onyekuru su rifinitura meravigliosa di Wenzel Hall, che ha colpito una traversa, la rete di Florentino, che era tra i più criticati, giustamente, perché in difficoltà, ma adesso può migliorare anche lui. Insomma, un bel Monaco, segnali positivi, solo positivi da oggi. Un super Koundé, un super Koundé. Occhio che Del Castillo può triangolare con Sarr, la palla di ritorno per Ripar, cerca spazio, Koundé in copertura. Ha risposto subito sul campo, ma non avevo dubbi. E adesso diamo continuità a questa vittoria.